Non era necessario che mi accompagnaste. Mi fate fare la figura di un'adolescente interdetta. Se ti comporti come un'adolescente interdetta è colpa di tuo padre. Eccola lì, su avanti. Sì? Ah, ciao, sì. No, no, sono con i mattoni. Sì, sto cercando la Gestapo. Ma fermati, ma non l'hai visto? Ma dove hai la testa? Ma di qualcosa a tua figlia, tu. Hai finito di vivere in lurida calogna. Oh, mi hai colpito! Oh, sanguino, lurido, schifoso, sceriffo! Sì, sì, è quel demente di mio padre. Devi fare il giro, oh, ma che figura di merda mi fai fare, guarda. Ecco, mi fai dire delle parolacce che non vorrei nemmeno pronunciare. Ora il cerchio è stato chiuso. E adesso cosa faccio? Signorina, cosa faccio? Stavo aspettando. Cosa faccio? Nella merda hai lasciato morire il mio cane, nella melma ti faccio morire, marcire, lurido bastardo. Potresti piantarla di leggere ad alta voce, non ti rendi conto di che momento traumatico ci ha messo tua figlia? Adesso cosa faccio, retro o giro? Il giro, il giro. No, 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 fai la retro, sono solo pochi metri, vai. Il giro, ascolta tua madre. È ovvio che ti faccio fare il giro, scusa, lo sai che lei la lezione sulla retro l'ha proprio saltata. Non ascoltare tuo padre, fai il giro, amore, più sicuro. Vado? Signorina, è vado. Sicura? Brava, cotta, sei tutta papà, brava, brava, brava. Se al contrario, pur di darmi contro impareresti pure a parcheggiare. Cosa che tu non sei mai riuscita a fare nemmeno per farmi un dispetto. Guarda che il dispetto è stato quello di frequentarti e peggio ancora sposarti. La prossima volta, Benny la Iena, ti sparo in quella lurida boccaccia se continui a lamentarti, c'è scritto qua. Scusa. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Sì, due logorroidi stanno litigando come al solito. Logorroici, signorina, si dice logorroici, non logoroidi. Ti ci metti anche tu adesso? Non vedi in che gabbia di dementi mi trovo? Il quadro della situazione mi è sufficientemente chiaro. Ma si dice logorroici? In quanto rappresentante ufficiale delle istituzioni, mio sacrosanto dovere correggerla. Sono passata dalla brace al fuoco vivo. Questa lesionata è anche peggio dei miei. Che tre emorroidi! Signorina, ma che linguaggio è questo? Sei un fottuto corrotto, sceriffo! Lacche de meccana! Sindrome di Peter Panina! Ma verrà un giorno in cui qualcuno ti taglierà quella lingua biforcuta e te la infilerà! Brava, cocca! Ottima retromarcia, sei stata brava! Se non ci sbrighiamo farò tardi il mio burraco, eh? Allora, signorina, vuole consegnarmi la tessera dei cicli di recupero infrazioni stradali? Prego, stiamo facendo notte! No, non posso assolutamente mancare al mio party time! Smisurato edocentrismo! Dov'è la tessera? De responsabilità esisto familiare! La tessera? Ottimo, tieni, bella rossa! Vai a rifarti il trucco che stasera ti porto al saluto! È un mito, papà. E signori? E signori? Non so di quale frazione stradale si sia macchiata la qui presente signorina, ma quello che è certo è che qui oggi urge un'autoterapia familiare esemplare. A me gli occhi, prego. Seguite il pendolo che mente non ha. Seguitelo in silenzio, che bene vi fa. Mi ricorda quando ero piccolina. Non toccare. Sentite la pace fluire da dentro. Quasi come massaggio di Marcello. Sì, lì un pochino più in basso. Che tocco afrodisiaco. E lasciatevi andare. E state in silenzio. Ancora uno, ancora due e ancora stop. Oh, bene, eccolo, sta arrivando. Beh, un po' di silenzio non mi farà che bene. Che sta succedendo? Ma sei ancora lì? Ci auguriamo che non vi comportiate come i nostri logorroici pazienti. E ricordate, allacciate sempre le cinture di sicurezza prima di partire. Anche i passeggeri posteriori. Evitate di mettervi alla guida se il tasso alcolico è superiore ai limiti consentiti e se avete fatto uso di sostanze stupefacenti o medicinali che hanno alterato le facoltà mentali e di riflessi.
Utilizzate il cellulare solo quando è strettamente necessario. E in ogni caso mettete in viva voce o utilizzate l'auricolare per lasciare entrambe le mani libere per la guida. Vi ringraziamo di essere stati con noi e buona visione su Autoterapista Sitcom.